Io vorrei sottoporvi due aspetti che si intersecano per dare un'ulteriore motivazione per percorrere questo sentiero. Da un lato è il rapporto dell'uomo con la montagna come rapporto in ogni caso di conoscenza, cioè l'andare per conoscere, che proprio qui nelle nostre Alpi ha delle testimonianze antichissime. Mi viene da citare dall'esperienza di Ötzi. Voi passate per tutto quello che è il Medioevo, per cui non a caso sentiero passati in Termsica, anche il sentiero di San Giacomo di Compostela, e tenete presente un altro grande camminatore medievale come è stato Petrarca con l'ascesa al Monte Ventoso, e arrivate poi a tappe, chiaramente fino al viaggiare più moderno, ma con un preciso scopo, che è quello che ritrovate nel romanzo tra l'8 e il 900, con per esempio il ruolo della montagna in Hermann Hesse. Per cui l'homo viator c'è sempre stato, no? Il fatto di percorrere con una meta, ma la meta forse più significativa è quello che uno cerca proprio nell'esperienza e nel farsi domande. Quindi questa potrebbe essere proprio un consapevole ruolo del moderno camminatore dell'escursione lungo questo sentiero, perché chiaramente tutta la nostra montagna di mezzo, come prima è stata definita, ha delle testimonianze eccezionali da questo